Chi l'ha accesa? Io. Via la manina qua, come fai? Così. Ciao! Dove stiamo andando, Vale? Sì. Stiamo andando al Golgo a dare da mangiare. Andiamo a mangiare agli asini, Thomas. Siamo qui con Joe, la Jenny, la Fra, Fabio. Dai, due bambini, il pane secco. E il pane secco per gli asinelli e soprattutto i bambini. Ha vinto. Esatto, è già andata. Vale. E Thomas! Siamo a Maunei, stiamo andando al Golgo, sono 12 km di dislivello, 35 gradi all'ombra e andiamo a mangiare gli asinelli. Qualcuno ha paura dell'asino? Vale, non ti fa niente l'asinello! Guarda che mangia il pane! Comunque siamo alle piscinas, dove ci sono le piscinas, ma non per gli umani, ma per asini, vacche, cinghiali. Anche il vale, dai. Facciamo fare il bagno anche al vale. Sei contenta che ci sono gli asinelli, Jenny? Assolutamente, i miei amici. Io sto bene fra i miei simili. Allora, ci sono le mucche che prendono il sole e ci sono le mucche più simili a me, che vivono all'ombra. Attenzione perché è un campo minato. Siamo stati qui a giugno e queste erano piene d'acqua. Non c'è più acqua. Di solito qua ci sono un sacco di pozze dove gli animali vengono a rinfrescarsi e a beverarsi. Bevono la Coca-Cola, la Fanta. Sempre bello qua, sembra di stare sulla luna. Vorremmo buttare la GoPro qua dentro, ma non credo si veda molto. Uno, due, è una mucca che conta. È una mucca che è tre, quattro, una mucca che abbonda. Abbiamo degli alberi molto bassi. Mamma Lara ricorda di stare attenti alle teste dei bambini se sono in groppa e alle corna fra soprattutto, perché quelle un attimo. Fabio, hai qualcosa da dire? Adesso andiamo a vedere su Sterru, dove leggenda narra che fu la tana di un serpente o di un drago, non abbiamo ben capito. Paesaggio sempre lunare. Vale, attento che dobbiamo fare il salto del precipizio. Oh! Allora, adesso prendiamo un sasso qui. Ne prendiamo due, dai, uno, perché dopo vicino alla buca non ce ne sono, perché tutti li lanciano e dobbiamo vedere quanto è profonda. Si lancia per sentire il rumore, capito? Tieni un sasso, prego. E dopo una brevissima camminata tra gli alberi di lecce e arbusti di corbetti, piante, le chiameremo piante. La recinzione che va a proteggere la buca con la campata più grande d'Europa. Non so cosa sia la campata più grande d'Europa, scusate l'ignoranza, ma ho provato io a ragionare, ma una campata per me è una roba, non lo so, tipo di una chiesa, un'arcata. Occhio alla ringhiera che cede, Perché mi dici topino? No, era il topino scritto. Qui viveva il serpente o drago, poi è andato per abbattere la grande barriera del trono di spade. Però viveva qui. Tiri sasso, Vale, vediamo quanto è profonda la buca. Via. No, sasso. Mai un altro sasso. L'ultimo è che poi la riempiamo e ci sgridano. Che tiro fantastico! Pazzesco! Pazzesco, Vale, molto pazzesco! Che orribili persone ridono, ma io non lo so. Di un bambino. Bravo! E lancio!
Vittoria, hai visto la buca? Come sei la sotto mano? Shock? Sì. Thomas, hai visto la buca? Thomas, ci buttiamo giù un po' a cacca. Faceva. Salutiamo la gente che ride dei bambini che non sanno tirare i sassi. Grazie. Grazie a questo bellissimo cartello che Gambi Rasio definirei collassato, potete vedere la mappa del Golgo, da dove abbiamo lanciato il sasso. Sono 295 metri. Vittor! Siamo qua sotto il sole cocente, stiamo aspettando la Francesca. Vittor, perché? Perché sta pulendo le scarpe la sua bambina in mezzo alla terra. Ma è logico sbattere delle scarpe, certo, che poi si risporcheranno a breve e sono da risbattere. Non si sporcano più come scendono. Regalerà la Francesca Maltecca delle scarpe scure. Così almeno non avrà più problemi. Posso dissentire? No, color terra, color terra. Color terra. Abbandoniamo una del gruppo. Francesca è stata nominata. Dovrà uscirà? Fare una prova. Mantenere sporche le scarpe della figlia per almeno un giorno. Ce la farà. Riuscirà a reggere questa tensione. Non riuscirà a non lavarle. Ok, mentre alle nostre spalle c'è tensione. Scusate, ma dovrebbe essere un video felice, la smettete? Torniamo all'auto. Adesso ci spostiamo verso la chiesa di San Pietro, chiesa del 1600, dove ci hanno girato gli spaghetti western negli anni 80, no, 70, 70. Potete ammirare le famose sotte delle mucche sarde. C'è cosa? Guarda là, la famosa sotta mucca sarda. Ammira, e sotto ci sarà il fungato allucinogeno della mucca sarda. Che fa? Aio, so fungato allucinogeno su. Avete presente quando vostro figlio vi lancia un sasso e vi colpisce il piede? Quest'albero, penso. Penso che. Sì, guarda che gli è caduto addosso il sasso. Ho caduto sasso, poverino, questo sasso che si è fatto male. Benvenuti a Scommettiamo Che. Riuscirà il nostro eroe a scavalcare un asino col bambino in groppa? Diamo le caresse all'asinello? Ciao asinello! Siamo arrivati al ristorante del Golgo! Bimbo, cosa fai seduto lì tu? Io sono incastrato, non riesco. Comunque, abbiamo perso il Thomas, la Vitto è ancora sveglia. E noi stiamo e il Vale prende a sberle le mosche. Adesso scendiamo qui, che è il ristorante Il Golgo, il ristorante aperto negli anni 60 ed è stato il primo turistico sull'altopiano del Golgo. C'è una verandina fuori, possiamo aspettare lì, bere un po' d'acqua. Vietate calpestare lei vuole. Il ristorante è molto bello. Andiamo a vedere la vista. Là c'è la chiesetta di San Pietro e Cala Colorizzé, che faremo nei prossimi giorni, è là dietro. Cosa vuoi mangiare? Tutto. Tutto? Eccolo qui! Attenzione, abbiamo dei bellissimi menù al ristorante Golgo fatti in tessuto, probabilmente Dolce Gabbana. Direi più Missoni. Giusto Cavallo. Più Desiderio. Del famoso Giusto Cavallo, un Giusto abitante del Golgo. Puoi fare i video quelli sensoriali. Facciamo il video sensoriale, siete pronti? È stata un'esperienza bella e sensuale. Ciao cari follower, siamo qui al ristorante. No dai, che schifo. Fabio, ciao. Facceli vedere, dai, su insomma. C'è il menù completo a 40 euro. Cosa prevede? Selezione di salumi locali, verdure extravergine, selezione di formaggi del territorio, prosciutto. Pistoccu. Scusa, pistoccu fritto. È tutto molto tipico. Menù degustazione, formaggi con confettura di arancia. Al Vale i bambini sono arrivati i raviolini di ricotta e spinaci. Spinacini dentro.
Mentre ci mangiamo i Malloreddus al ragù di cinghiale, abbiamo perso il vale. Stecca di manzo. Piccola variante del menù degustazione, siamo passati al tiramisù. Al posto del... Non lo so. Jenny, potresti mettere in bocca il boccone che faccio sempre la scena. Grazie. Qui abbiamo dei bagni molto intimi con le caprette che fanno da sottofondo con tanto di fasciatoio. Ta-da! Ciao! Vabbè, di sicuro non hai freddo. Si vede. Ah! Io sono abituato. Noi siamo qui e non possiamo andare da nessuna parte. O andiamo a piedi o carasisine per i fuoristrada, anche se secondo me il Voyager ce la potrebbe fare. Torniamo a fare fuoristrada. Dopo aver fatto uno sterrato per il nulla, abbiamo la macchina leggermente impolverata. Andiamo a vedere la chiesetta di San Pietro e benvenuti in Africa. Ciao, noi di Dondoi. Ciao, noi di Dondoi ricordiamo che i bambini sono curiosi. E molto curiosi. Vitto, che consistenza ha la cacca della mucca? Dondoi suggerisce sempre un linguaggio appropriato per i bambini. Non si dice merda, si dice escremento. Cacca. Pupu. Flock flock. Stiamo andando a visitare la chiesina di San Pietro. Chi è? Cioè, guardane. Sì, ma tu i cani non la vedo. Perché sono polarizzati. Cosa vuol dire? Non lo so, Fra, ma togli gli occhiali e scatta. Va bene, potete capire che qua i western li giravi bene, molto bene. Questo è il cancellino, serve per non far entrare corrente d'aria. Il tour del Golgo è finito!